globale del coronavirus nelle scuole di ogni ordine e grado. Buongiorno, oggi è il 31 marzo, questa quarantena doveva finire il 3 aprile in teoria, ma siccome la gente è stupida e la gente continua ad uscire di casa, la situazione non si è risolta e quindi questa cosa continuerà fino a maggio e da quanto ho capito non torneremo neanche più a scuola quest'anno. In questo video vi farò vedere come si prepara un narghilè, ovvero uno di quei cosi. Aspetta, faccio vedere meglio. Ecco, quello è un narghilè e adesso vi faccio vedere come si prepara e vi spiego un po' come funziona e tutto. Ma in questo video non andrò a usare quel bestione, bensì questo qua che è più piccolino, più compatto. Siccome io lo faccio in casa e lo faccio da solo, cioè mi va benissimo questo. Il narghilè è uno strumento nato in Marocco per fumare quelli che in origine erano i vapori dati dalla combustione della frutta. Oggi viene usato per fumare tabacco fatto apposta per il narghilè alla frutta, oppure aromi sempre appositi per il narghilè. È composto da un braciere che raccoglie il materiale che vi ha raccaldato, un camino che è il punto in cui scende il vapore e raggiunge una vasca contenente dell'acqua che ha il compito di raffreddare il vapore. E infine da un tubo da cui passa il vapore prima di arrivare alla bocca. Il primo passo è riempire questa d'acqua. L'acqua deve essere riempita a un punto tale che una volta infilato il camino la punta deve essere immersa per un paio di centimetri. Tipo in questo caso già è troppa, quindi andrò a svuotarla un pochino. Adesso va bene, è dentro per un paio di centimetri. Ora, preparazione di questo. Questo è il braciere, è la parte più difficile da preparare. Difficile, tra virgolette. Però è quella che richiede un po' più di attenzione. Ora vi faccio vedere. Allora, questo è il nostro braciere. In questo caso io andrò ad utilizzare questi, che non è il tabacco per il narghilè, ma appunto sono gli aromi. Ora, con un cucchiaino li vado a disporre all'interno di questa spirale. Cercando di metterli nel modo più uniforme possibile. Questo è il risultato che vi deve venire. Una volta arrivati a questo punto, prendete un pezzo di carta stagnola, anche più piccolo di questo. Questo è gigante, però avevo pronto questo, quindi uso questo. E lo mettete sopra, cercando di tirarlo il più possibile nella parte superiore. Ecco qua, schiacciate bene il sotto in modo che non passi aria dai lati. A questo punto, con uno stuzzicadenti, dobbiamo riempire di buchi questa carta stagnola qua sopra. Ecco qua, questo è il risultato finale che vi dovrebbe venire. Il numero di buchi deve essere più o meno questo, non fatene troppo pochi perché sennò non passerà abbastanza aria e non fatene troppi perché sennò uscirà pochissimo vapore.